Sono Gerevini del Corriere della Sera. Mi sono fatto qualche appunto e vorrei fare una sintesi, qualche domanda. Allora, i documenti bancari non ci sono. Era stato detto che sarebbero stati presentati. Chiedo scusa, ma lei mi dà il suo estratto conto? Se vuole glielo do. Me lo dia, lo metta qua davanti a tutti. Davanti a tutti. Io perché devo dare i documenti bancari? Perché io do il mio estratto conto. Ma io ho detto che do i documenti bancari, scusi. Mi sembrava che fosse stato detto che oggi venivano presentati i documenti. Chi l'ha detto? Io l'ho detto. Porchetti. C'è un comunicato. Documenti bancari oggi non ce ne sono, ma io facevo soltanto una sintesi. Banche che lavorano con voi. Vede, non va neanche il coso. Prego, Gervini, prego. Si sa. Niente. Chiamiamo una Pichan. No, prego. Le banche che lavorano con voi, non si sa chi siano. Vuole che le dico i nomi? Conosce HSBC? HSBC, Barclays, Raiffeisen, Sberbank. Le conosce? Posso avere un microfono che funziona magari? Sì. Io le posso anche dire gli istituti che lavorano. Una volta glieli ho detti. Ecco, certo che conosco HSBC, certo che conosco Barclays. Una volta abbiamo detto gli studi, io non penso in questa sede. Io so solo che Raiffeisen lavora con MAPI, non so se lavorano anche le altre, perché quello che io so... Malinformato allora. Non sono malinformato. Allora mi dica chi è lei, mi dica quale attività ha, mi dica che cosa fa, che imprenditore è, perché io so che lei è proprietario al 100% di MAPI Group. È già anche malinformato, quindi va bene. Andiamo. Allora è malinformato il notaio di Lubiana da cui lei ha fatto l'atto, perché ce l'ho qua anche quello se vuole vedere. Benissimo, allora è malinformato anche lui. È malinformato anche il notaio. Avete preso informazioni non vere. Il problema... Comunque questa conferenza non è per fare polemica, allora qua siamo qua. Non voglio fare polemica, quest'atto. La città di Parma. Io sono malinformato, quest'atto lei l'ha prodotto per fare l'operazione Medical Menti, che è l'unica operazione che lei ha fatto con la MAPI in Italia. E allora è malinformato perché MAPI Italia esiste, MAPI Ambiente esiste. Ma io non discuto che esista. Allora, sono state fatte l'80% di MAPI Italia. Si chiama MAPI Group, il 70% di MAPI Ambiente si chiama MAPI Group. Sono tutte scatole vuote. Ma lo dice lei. Non esistono. Benissimo. Mi dica che ha fatto la tirata, mi dica quali sono. Non è importante, non esistono. Noi siamo qua in questa sede perché dobbiamo rassicurare la città di Parma. Radiografie o puntare il dito su qualcuno dicendo lei non fa, lei non ha fatto, perché se no andiamo a discutere di Brescia, andiamo a discutere di Pigna, le altre abbiamo da discutere per 6 giorni. Caso di Pigna un anno e mezzo. Secondo lei è importante o non è importante conoscere la sua forza imprenditoriale, la consistenza patrimoniale di MAPI Group, che è la società che acquista il Parma? Ma secondo lei, già risposto prima, UbiBanca che ha trattato per conto di Brescia Calcio, ma non ha visto la capacità imprenditoriale e finanziaria di MAPI Group? Guardi che UbiBanca ha un credito verso Brescia, direi importante, e se ha valutato che MAPI Group è idonea, penso proprio che l'abbia valutato bene. Guarda. Anche Pigna era sotto articolo 67. Se il pool di banca ha detto che MAPI Group andava bene, io penso che non deve nessuna attività. Posso rispondere? No. Io rispondo lo stesso, guarda. Sotto articolo 67 Pigna, il primo interessato a vendere Pigna sarebbe stato il proprietario, cioè Giorgio Giannone. Ma Giorgio Giannone a un certo punto ha deciso di non trattare più con lei. Se lei portava i soldi a Giorgio Giannone, probabilmente... Allora, vedete che per molto informato male. Se MAPI Group ha fatto un'offerta reale depositando i soldi da un notaio e il dottor Giannone ha scelto in sua spontanea volontà di non andare a dichiarare. Come coglioni, in entrambi i casi sono due coglioni, non fanno questa parte offerta reale. Difficoltà, lei porta i soldi e loro decido di non vendere l'azienda. Sono scelte che uno può fare. Io però non ho detto una parola successivamente. Vabbè, comunque, documenti bancari non ci sono. Banche, non sappiamo chi sono, parte SBC e banche. Mi prendo nota che ci sono queste due banche a suo fianco. Però qui è stata la conferenza stampa, diciamo, a dicembre, che era più o meno... Ma non lo facciamo. Comunque, se dobbiamo fare polemica, abbiamo finito, No, solo una domanda, ma qual è la sua attività e i suoi introiti, la sua consistenza del progetto, da dove viene? Ma più inconsistente, è una società inconsistente. Consulenza. Quindi, consulenza, lei è proprio di Parma. Molte basi, le dai soldi per pagare i cacciatori e i dipendenti. Molte basi, è un problema principale, anche sposta con il Parma. Un po' di interesse a evitare adesso una situazione difficile. Poi, la consistenza... Ma secondo lei, visto che è conoscenza di tutto, ma Monte Basti accetterebbe di L'argomento, oltre alla consistenza del nuovo presidente, è un manager che si sveglia nel mattino 8 e improvvisamente viene così portato in questa operazione, che è che non gli ha detto compensa. Fa una dichiarazione e dice: nei prossimi giorni farò una scuola di viaggi. Sono quando vedete voi, a ottobre, non avete avuto accesso alle carte, quindi è stata fatta quella che gli ha fatto, non è che si chiama di business. Ottobre, ho parlato di 36, quindi ottobre non provo niente. Però seguirete tutto il discorso. Io ho solo detto, mi è stato chiesto di fare una valutazione il più veloce possibile. Cosa che ho fatto e sto facendo. Punto. Poi ottobre, novembre, dicembre, 2015, 2012, cresce proprio sempre. Non vera, niente. Io sto cercando di andare a portare a un risultato. Ce la faccio? Mi valuterete? Non ce la faccio? Sono solo io il consulente, mi spiego, meglio, perché sono io, sono 24, io faccio, per cui sono affiancato da studi, anche di una certa rilevanza, che erano con
permanenti. Per cui io sto facendo capo ufficio. Scusi, non dovete vedere le finanziarie, lei sa che gli avvocati dell'advisor sono sempre citati. Io non sono stato advisor, per cui se vuole so come si vuole in questo campo. Come lei sa bene, giornalista, mi sto rendendo conto, però si riesce a capire anche chi c'è a questo tavolo, se qui non riesce a fare il suo mestiere. Nel caso mio, per quello che io ho, nel caso, se lo voglio io, un nome che magari fa venire i brividi al... Nel caso suo, teniamo di giunte, nel caso suo, l'operazione che deve fare, è una volta che riguarda l'autografia, fai quello che ho detto, quindi mettere i soldi, fare tutte le operazioni che gli sono state preparate. Quali soldi? 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 Quali so